tutti, è Zugu, benvenuti in un nuovo video, benvenuti in una nuova reaction dedicata a Star Wars, nello specifico dedicata all'episodio 3 di Obi-Wan Kenobi, la nuova serie TV di Star Wars in uscita su Disney+. Come vedete ragazzi, siamo in stream su Twitch, vi ricordo che tutti questi episodi li stiamo guardando in stream su Twitch e continueremo anche nelle prossime settimane. I primi due episodi sono usciti venerdì, i prossimi usciranno di mercoledì, dalla prossima settimana ci sarà anche Miss Marvel, quindi sarà un pochettino un impiccio organizzare il tutto, ma ce la faremo. Per chi non avesse mai visto la mia reaction, questa qua è la mia reaction editata con tutti i migliori momenti, l'episodio me ne sono alti in piccolino, invece in descrizione trovate il link per la reaction senza tagli con un minutaggio al quale sincronizzare l'episodio. A parte ciò, oggi episodio 3 è appena uscito su Disney+, io spero che ci facciano vedere Vader effettivamente con l'armatura, anche se ancora non lo vedremo combattere. Lanciamoci. Questa è la nave? Sta meditando? Oh. Ah, stai rimaginando la voce di lei. Ah, te lo fanno vedere? E questo è Qui-Gon. Anakin. Dai, faccelo, faccelo vedere. Oh, qua si vede un pochettino che era lui, Guardalo. Sta arrivando, maestro. Fatto bene i brividi sta cosa. Il respiro. Mustafar. Questo è il castello. Deve pagare per l'omicidio del grande inquisitore. Il grande inquisitore non conta niente. È Kenobi l'importante. Ma l'hanno ucciso davvero. Dimostra il tuo valore e la posizione di grande inquisitore. Sarà tua. È tua. Ma sbaglio, la voce è di quella di Luca Ward, ragazzi. La voce italiana. Però se hanno ammazzato veramente il grande inquisitore, mi sta sul cazzo questa cosa. Cioè, il grande inquisitore compare in Star Wars Rebels. La forza. Com'è che ci si sente? Vai, parlane. Hai avuto mai paura del buio? Come ci si sente quando accendi la luce? Mi sento al sicuro. Bella descrizione. Ha riparato! Che pianeta è? Ci sono tipo delle estrazioni minerarie, mi sa. Ah, è dove c'è l'impero comunque. È un avamposto imperiale. Il punto d'incontro è più a nord. Ammesso che il nostro nuovo amico dica la verità. Perché non dovrebbe? Non sono tutti buoni, Leia. Non so se ce l'abbiano mai fatto vedere questo pianeta, boh. Sì, magari. Che succede? Sente Vader? Vede Anakin! Wow! Eccolo! La base di Jedi Fallen Order! È da capire se è solo la sua immaginazione o se è Vader che si sta manifestando così. Pam 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 para pam 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 para pam para pam 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 pam. Ah! Tu non comandi niente qui. Oh oh oh! Quel sono io a dovergli succedere. Ma è morto davvero? Ho appena parlato con Lord Vader. Mi ha chiesto di guidare la caccia. È una cazzata questa che ha detto, però più o meno. Sono le sonde. Dico. Se fanno domande, siamo contadini di Toll. Certo, tu sì, sei sì. Mia figlia e non parli. Ok. Potrebbe essere un bugiardo. Lo sapevo, ho sbagliato io a fidarmi. Lo sappiamo, se stanno. No, non stanno arrivando, Leia. Proviamo a farci dare un passaggio allo spazioporto. Ma non è prudente. Intraprendente. Questo è mio padre, Orden. Facciamo i contadini, siamo di Toll. Ciao a te, sono Freck. Che carino. Allora, spero che sia effettivamente buono questo personaggio, Che non si dica. Eccala. Noi adoriamo l'impero. Quindi la pensiamo allo stesso modo. Che male può fare un po' di ordine, no? Esatto. Non so, sembra un po' tutta una situazione strana, eh. Ah, un passaggio agli Stormtrooper. Non lo riconoscono tanto. Cerchiamo un Jedi, lo troveremo. Li troviamo sempre. Uh-huh. ma evidentemente non gli hanno manco fatto vedere una foto. Cioè, un ologramma. Sei un minatore? Contadino di Toll. E che ci fai qui? Una vacanza. È una. Siete sicuri che sia su questo pianeta? È il loro lavoro, Leia. Solo che forse. Cazzo! Leia. È il nome della madre, infatti. A volte mi confondo. Ci manca immensamente. Adesso me l'hanno scampata. Noi scendiamo. Grazie, Frank. Muoviamoci. L'hanno scampata, dai, l'hanno scampata. Ci sta che ti confondi, secondo me. Quello è il problema. È da quando ti conosco
che mi racconti delle bugie. Però questa non lo era. Tu sei il mio vero padre? No, no. A volte cerco di immaginare che aspetto ha. Ho ancora lampi fugaci. C'era, mi pare, un bambino. Credo un fratello. Ah. Lui non lo ricordo proprio. Oh no. Tipo Cal Kestis. È un po' improbabile in verità, Perché Frank. No, non ha senso. Frank. Ah. Ci fai scendere qui? Oh, è una normale ispezione. Tranquillo. No, c'hanno anche un'età completamente diversa, poi. Però, se ci hanno detto questa cosa, potrebbero farla tornare. Che si sono persi per strada. Ho pensato che li voleste controllare. Infatti, grazie, Frank. Ah. Salve, Salvino. Scendete dal veicolo. Dai, potremo finalmente vederlo combattere? Palle, sta cosa che gli devono far usare la pistola. Perché ovviamente la cosa è... una roba è, che ne so, un fuggitivo che usa la pistola. Un'altra cosa è un fuggitivo che usa una spada laser. Alza la testa. Alza la testa. Io l'avrei voluto vedere con la spada laser comunque. Ah! Hanno fatto vedere sta roba? Ma bastava farci il giro intorno comunque. Oh. Salve. Metti giù la testa. Secondo me questi sono i loro alleati, ragazzi. Sono degli infiltrati nell'impero. Ah, oppure solo lei è un'infiltrata, capito? Andiamo. Makuso è un pianeta minerario. Abbiamo una presenza lì. Una batteria. Vado a informare Lord Vader. È già stato informato. Az. Radunate i vostri battaglioni e chiudete ogni singolo porto. Mi sono spiegata bene? Sì. Spiegata. C'è un pilota che vi trasporterebbe, ma non partirà prima di alcune ore. Quindi non diamo nell'occhio, restate qui. Ok. Oddio, sembra la musichetta dei Dark Troopers di The Mandalorian, Mi manca casa mia. Ci tornerai. Ci tornerai presto. Manutenzione droidi, automatizzato, non viene mai nessuno. Ok. Tranquilla, è solo un caricatore, non gli consentono di comunicare. Ma come fa se ha qualcosa da dire? Ah, cos'è, tipo una stanza segreta questa? Non sei il primo Jedi a passare di qui. Oh, che vuol dire? Oggi l'impero dà la caccia a chiunque sia sensibile alla forza. Anche ai bambini. Alve! Ma tanto non è mica li sgamano. Cioè. Dobbiamo fare una perquisizione. E vai. Tu hai visto qualcuno? E come fa a parlare? Sto parlando con te. È un caricatore. Non ti può capire. Andiamo. Esatto. Proviamo il prossimo. Vabbè. Devono averci visti. Anticipiamo i tempi. Ma lei comunque sì, mi sembra di averla già vista, non lo so. Mi insegna a sparare, per favore. Leia. Mi sono arruolata quando l'impero ci rappresentava. Quando ho capito di che gente era fatto, era tardi. E vuole rimediare. Sorpresa? Madonna, pensavo ci fossero dei soldati. Che è? Ah, sono arrivati gli inquisitori. Oh, è arrivato Vader anche? Wow. Non mi dica che combattono già mo. Lo sente? Lo uccide? Perché lo sta costringendo a uscire. Dice o esci o li ammazzo tutti. Madonna quanto è incazzato. Cazzo, ci ho sperato, Ci ho sperato che fosse ancora lì. Ehi! Tirala fuori anche te. No. No. Non puoi scappare, Obi-Wan. Ehi! Eccolo, eccolo. Proprio uno scontrino tra due spade, ti prego. Sono ciò che tu hai creato. Preso. Ok. Sì! Che bello! Continua a correre finché arrivi. Ah, quindi lei muore. C'è un pilota che ti aspetta. Para 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 pam.
Wow. Ah, non ho capito lei perché è riuscita ad arrivare qua. Cioè, oh, ha percepito qualcosa. Logo dei ribelli. Guarda che bello che cammina, c'ha il colore così luminoso della spada. Eppure lui. Mi piace tantissimo questo duello illuminato dal rosso e dal blu. Oli! Dai, resisti, Obi-Wan! E che vuole fare? A bruciare. Lo vuole fare come Mustafar. È strano che poi anni dopo non abbia nessuna cicatrice data dal fuoco. E lei da dove cazzo è uscita? Ah, solo il braccio. E comunque decide, cioè Vader lo lascia liberamente andare perché l'avrebbe potuto fermare quel droide. Figo. Figo, figo, figo. A lei dove arriva più che altro? Lo hanno perso. No! Non temere. Ma qui non è un tunnel, è tipo un labirinto. Finisce. Cazzo. Beh, clamorosamente bello, se devo dire. Io già ero felicissimo del vedere Vader, finalmente. Ero felicissimo di vedere Vader che scende un pochettino in campo con Obi-Wan e lo insegue. Quando poi iniziano pure a combattere... Bellissimo. Quindi immagino, dato che non si è ben capito, lei, la terza sorella, entra nel tunnel e poi dice, ok, fammi capire da che parte esce. In qualche modo ha capito dove esce e lei è uscita fuori... ed è andata all'uscita dall'altra parte del tunnel. Così l'amica, diciamo, la tizia che ci ha aiutato ribelle, è potuta uscire dal tunnel e andare da Obi-Wan. È una parte un po' confusionaria, secondo me, come anche il fatto del perché lei si avvicini, la terza sorella si avvicini a quella casa, però, vabbè. A parte ciò, vi dico, figa, figa. Siamo comunque a metà serie già, perché sono 6 episodi, questo era il terzo, ne mancano altri 3. Fatemi sapere voi cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Grazie per aver visto questa reaction. Vi ricordo che i prossimi episodi li guarderemo sempre in stream su Twitch, ma soprattutto noi ci vediamo sempre tra le stelle. Scatush!